Ciao a tutti, eccoci qua in diretta. Sono Francesco, conduco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5. Allora, prima di entrare nei vari argomenti della trasmissione, voglio spendere alcune parole dovute, necessarie e fondamentali per quanto riguarda Radio Gamma 5. Voi sapete che quest'anno, come lo scorso anno, c'è il 5 per 1000, nel senso che le persone che fanno la dichiarazione di redditi o che hanno il CUD possono destinare, oltre all'8 per 1000 alle vari organismi religiosi o allo Stato, possono destinare ad associazioni che hanno finalità culturali, intenti di solidarietà sociale, possono destinare il loro 5 per 1000, cioè quello che hanno già versato delle loro imposte, del loro IRPEF, viene devoluto, cioè quello che lo Stato ha già incassato, tra l'altro, cioè nel senso che non c'è bisogno di sborsare niente di nuovo, può essere destinato a delle associazioni che hanno attività non lucrative. Per fortuna il nostro grande ex presidente Claudio Nalesso e la sua associazione Salute e Ambiente si è impegnata in questo senso e quest'anno sono riusciti a rientrare fra le associazioni che hanno diritto al 5 per 1000. Molte volte da questi microfoni si sente che Radio Gamma 5 ha bisogno dell'aiuto degli ascoltatori e questo bisogno è quotidiano, nel senso che purtroppo non siamo mai in una condizione di ricchezza per poter dire questa volta ce la facciamo, non serve l'aiuto degli ascoltatori. Spesso, visto anche gli andamenti di multe, penalità, ricorsi, sfratti, noi ascoltatori, noi chiediamo agli ascoltatori di contribuire al mantenere in vita questa radio. Questa è una radio con grandi mezzi, con grandi possibilità, vive e sopravvive con mezzi molto limitati e con quello che ha riesce a fare moltissimo. Adesso non vi chiediamo i soliti soldi, vi chiediamo di stanziare una parte che avete già speso, che non è più nelle vostre tasche ma che è nelle tasche dello Stato, di destinarli a Salute e Ambiente, l'associazione che è legata, amica e sostenitore appunto di questa radio. Di conseguenza lo sforzo è minimo, non dovete andare in uffici postali, non dovete recarvi da nessuna parte, non dovete cercare persone a cui lasciare i soldi, non avete costi di versamento di conto corrente postale, basta una semplice firma e l'indicazione di un codice fiscale. Per chi ha il CUD sa che c'è una scheda allegata in cui c'è indicato sia l'8 per 1000 sia il 5 per 1000. Ci sono varie caselle. Nella prima casella si può appunto firmare per destinare alle associazioni non lucrative questo 5 per 1000. È sufficiente che voi scriviate il codice fiscale di salute e ambiente e vi leggo il codice fiscale di salute e ambiente che è il 92 17 36 60 280 e mettete la vostra firma. Questa appunto poi scheda va presentata, per chi vuole c'è, esiste la possibilità di scrivere appunto una bustina anonima col proprio codice fiscale e dire destinazione del 5 per 1000, dell'8 per 1000, prende la scheda ad esempio del CUD per chi non deve fare dichiarazione di redditi, lo presenta alle poste, alle banche e gratuitamente lo inoltrano. Per chi fa il 730 o chi fa la dichiarazione di redditi, basta che quando c'è da presentare la dichiarazione indicate a chi vi farà la dichiarazione che voi volete sottoscrivere il 5 per 1000 per salute e ambiente. Può sembrare un'azione da poco, in realtà se voi fate un calcolo il 5 per 1000 è moltiplicato per le centinaia e centinaia di ascoltatori di questa radio, permette di trovare delle risorse molto importanti, fondamentali per noi. E di conseguenza questo è un qualcosa che per la prima volta non pesa nelle tasche degli ascoltatori. Sappiamo che moltissimi ascoltatori hanno difficoltà nel recuperare i piccoli contributi che ci danno. Questa volta i soldi ve li hanno già presi, li hanno gli altri, e potete dirottarli verso un qualcosa che vi è più simpatico. Perciò io invito tutti quanti gli ascoltatori che hanno il desiderio di sentire questa radio, che questa radio vada nella direzione in cui appunto è sempre andata e vuole andare, di contribuire, di sostenerci anche in questa maniera. Logicamente noi vi chiediamo anche, se possibile, se lo gradite, di fare pubblicità. Non vi costa assolutamente niente, non è assolutamente impegnativa, il dato è completamente anonimo. Però sappiate che se migliaia di ascoltatori
destineranno il 5 per 1000 a salute e ambiente, le risorse che ne usciranno non saranno certo milioni o miliardi di euro, non saranno certo manovre finanziarie, non saranno certo bilanci dello Stato, saranno cifre contenute. Ma queste cifre contenute sono più che sufficienti, più che dignitose per mantenere la radio com'è. E la radio non vuole diventare una radio commerciale, non vuole diventare nient'altro, vuole continuare a essere quello che è sempre stato in questi 30 anni. E questa volta c'è uno strumento in più. Sapete appunto, perché chi ascolta sa benissimo, non serve che glielo ripeta, tutte le traversie che abbiamo avuto. Finalmente lo Stato ci dà una possibilità, ci dà una garanzia di sostenere la radio in una maniera diversa. E allora, visto che le dedicazioni di reti sono imminenti, sono prossime, sono vicinissime, ci manca pochissimo, cominciate a pensare a questo. Se avete amici che ascoltano la radio o che siano sensibili alle tematiche che questa radio trasmette, che appunto porta avanti, comunica, di utilizzare appunto la possibilità di destinare il 5 per 1000. E anche se ognuno di voi ha dei redditi bassi, purtroppo moltissimi dei nostri ascoltatori sono pensionati, hanno pensioni da fame, sappiate che quel piccolo IRPEF che vi hanno portato via, che vi hanno prelevato o che avete dovuto versare, il 5 per 1000 cominciano a essere pochi euro, ma moltiplicate per i migliaia di ascoltatori che ci sono vicini e che ci ascoltano, la cifra ci permetterà di tirare avanti, di andare avanti come siamo sempre andati fino adesso. Io ringrazio tutte le persone che vorranno destinare il 5 per 1000 a questa radio, che vorranno appunto impegnarsi in questa direzione, che ci faranno anche pubblicità. Ripeto appunto, la cosa è semplicissima, non dovete fare nulla di particolare, non dovete contattare nessuno. Dovete soltanto indicare nella prima casella della destinazione del 5 per 1000 il codice fiscale, che ve lo ripeto, di salute ambiente, che è 92173660280, e firmare lì. A quel punto poi le cose procederanno. Non sappiamo in che tempi in cui salute ambiente avrà questi soldi, però è una possibilità di un'entrata per sostenere la radio, che è una cosa fondamentale. Anche perché chi segue la storia della radio, gli eventi della radio, si rende ben conto, ultimamente Salute e Ambiente ha promosso moltissimi convegni, moltissimi incontri, e tutti questi incontri sono stati sempre gratuiti, sono sempre stati con libero accesso, mai nessuno per accedere a questi convegni, a queste presentazioni, a queste conferenze ha mai dovuto sborsare una lira. Se voi fate un giro su internet o cercate certi corsi o certe informazioni, certe conferenze, vedrete che le cifre sono enormi. Benissimo, se voi volete permettere a Radio Gamma 5 di andare avanti con una filosofia, con una modalità operativa ben chiara, ben definita, questo 5 per 1000 sarà fondamentale per riconfermare l'andamento, la scelta, la visione, l'approccio alla politica, alla cultura, alla religione che questa radio si è data. Perciò io invito gli ascoltatori a essere vicini a Radio Gamma 5, a sostenerla, a firmare per il 5 per 1000, e io ringrazio personalmente tutti quanti che lo faranno. Voi sapete appunto, questa radio ha sempre dato spazio a tutti, dà sempre spazio a tutti gli ascoltatori, un piccolo contributo che finalmente non pesa nelle vostre tasche, non è un qualcosa che dovete sottrarre a quello che guadagnate, ma è qualcosa che già è fuori dalla vostra disponibilità finanziaria. A molti non può non piacere come lo Stato deve destinare i soldi. Bene, questa volta avete la possibilità di indirizzare risorse che sono in mano allo Stato verso Radio Gamma 5. Grazie, e appunto fatelo, e vi fa il mio ringraziamento. Poi questo sarà un messaggio che noi ripeteremo spesso appunto finché terminerà il periodo della dichiarazione dei redditi. Bene, allora, spese due parole dovute e necessarie per la radio, passiamo appunto alla trasmissione. Voglio ricordare alcuni appuntamenti, alcune cose appunto che hanno a che fare con chi segue e chi ascolta questa trasmissione. Ci sono, c'è già una telefonata, sentiamo. Sì, pronto? Sì, scusa, Giampaolo. Sì, ciao. Mi chiedevo una cosa. Io l'opto per 1000 l'ho dedicato alla ricerca scientifica, perché vedo che anche i preti adoperano il telefono, il microfono, la televisione. E comunque l'8 per 1000 può andare allo Stato o alle varie confessioni religiose, il 5 per 1000 può andare alle associazioni culturali, alla ricerca scientifica, ai comuni. Comunque io l'ho dato direttamente alla ricerca scientifica. E mi chiedo perché quell'ebraico 2000 anni fa, che poteva tutto e sapeva e sa tutto, non ha scoperto l'elettricità, per esempio,
che faceva un gran bene, perché anche i preti per primi la adoperano, perché non poteva scoprirla già allora? Ti chiedo questo, insomma, lui che poteva tutto e sa tutto. Sai, era più interessato se esisteva a sottomettere le persone a, a ridurle in condizioni di obbedienza. Comunque è tutto da ridere veramente dalla Pasqua ebraica. È bello che tutti negano, quando parli di ebraismo negano tutto, ma scusami, dire cattolico, cristiano, ebraico, musulmano, la sono sempre monoteisti, non è sempre ebraica, sono sempre, sono sempre monoteisti, sì. E il monoteismo nasce dall'ebraismo, però stranamente allora sei tu, se parli così sei razzista. No, si assolutamente. Si tratta di dire. Di riconoscere le cose. Dal punto di vista storico, scusa, sono così. Cioè, l'unico monoteismo che noi conosciamo nella storia dell'uomo è il monoteismo che nasce in ambito giudaico. Questo, ed è un riconoscimento storico antropologico che nessuno può negare. Cioè, ma io non so l'arroganza anche di dire solo il Mediterraneo, sulla terra che sia fatta il Mediterraneo, lì c'è Dio. La cosiddetta terra santa, è terra di cacca, insomma, è sopportabile, la sopportiamo, insomma, l'altra terra intorno, ma la verità è solo lì, perché lì è il mio popolo eletto. Ma pensa solo, analizza queste parole, l'arroganza, la schifezza che c'è dentro. Beh, il monoteismo è sempre così, ha sempre un qualcosa di doverti dire, di salvare gli altri, una verità che gli altri non hanno, e poi ti devi produrre una verità che a te non serve. Bravo. Il Socrate era un imbecille, evidentemente. Vero? Beh, per loro sì. Sì. Comunque, guarda, ti ringrazio. Bene. Scusa la mia arroganza, ma problema, non ne posso più quando sento certe baggianate, insomma. Beh, sai, stiamo vivendole ogni anno. Se volevi divertirti, potevi venire ieri a Cittadella. Ieri a Cittadella c'era il responsabile padovano del dialogo ecumenico. E sono venute fuori delle cose, guarda, che cioè nel senso che alla fine ho dovuto dirgli le cose partendo dalla miseria del cristianesimo, perché era veramente delle cose incredibili, cioè la capacità che hanno di fare salti in banchi per giustificare qualsiasi cosa. Ecco, la falsità, scusa, ti dico, ma d'altronde sai, conto mio, loro hanno una caratteristica che è superiore veramente a tutti. È la falsità. Più che altro è l'inganno, è la volontà di ingannarti. Sì, ma di fronte all'evidenza dei fatti ancora negano. Sì, sì, ma guarda, ti dico, sono disposto a negare qualsiasi cosa pur di sottometterti. Tutto. Possono falsificare qualsiasi cosa. Sì, sono di una delinquenza unica. Sì, sì, ma di fatti Destin parla di storia criminale del cristianesimo, perché il cristianesimo è criminale. Sì, sì, proprio criminale, vero, che penso che nessuna di tutte le religioni che sono schifezze per me, perché io sono un ateo agnostico, questo qui aspetto, carpe diem, prendo l'attimo, però la schifezza che ha la radice ebraica, guarda che non è in nessuna. Ma non è quello, è una cosa che provoca disgusto, cioè nel senso, sì, che proprio sottomette l'uomo, lo sottomette a una verità che non esiste, che non è necessaria. Certo, ti ringrazio. Bene. Francesco. Ciao Giampaolo. Ciao. C'è già un altro ascoltatore? Sì, pronto? Niente, troppo tardi. Allora, io volevo, poi parlerò degli appuntamenti. Eccolo qua, sì, pronto? Là, ciao. Ciao. Scusa, volevo domandarti, perché non ho capito bene, posso ridarmi il dato dei codici per fare il 5 per 1000 radio? Allora, il codice fiscale di salute e ambiente è 92 17 36 60 280. 280 i Dauphinai. Sì, esatto. Ma una curiosità, avevo un CUD qua davanti. Sì. Ma dovevo che te... C'è una scheda apposta del CUD in cui c'è scritto destinazione del 5 per 1000. Ci sono quattro caselle e c'è indicato appunto le varie categorie della destinazione del 5 per 1000. C'è uno spazio per il codice. C'è proprio una scheda apposta dove c'è anche l'8 per 1000. Cioè, scusami qua, sicuro che non sono mondo a vederlo, è un CUD da dipendente normale. Vabbè, il CUD dipendente è normalmente composto da tre pagine. Da tre pagine. Sì, e c'è almeno il CUD approvato dal punto di vista, parlo, ministeriale, cioè nel senso quello adottato, che sennò c'è una modulistica ben precisa. C'è o, non ti dico, viene messo a parte. Prego? Cioè, o viene messo a parte con una scheda a parte.
che si può scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che è la scheda di destinazione dell'8 per 1000 e del 5 per 1000. Comunque, normalmente mi viene l'esempio la Confcommercio, tanto per dire, l'esempio la Confcommercio distribuisce il CUD con i dati fiscali e con i dati appunto IRPEF del dipendente e aggiunge anche questa scheda. Alcuni non l'aggiungono, però diciamo che si può scaricare da internet, uno se la stampa e la utilizza, insomma. Ah, perché infatti qua sul CUD, è un CUD a tre pagine e non è né una casella. Sì, se tu vai a leggere sulle istruzioni, cioè, tu su questo CUD ci sono le istruzioni. Vedrai che c'è, dice appunto, tali istruzioni di come destinare il 5 e l'8 per 1000. Cioè, ci devono, ma bisogna che vai su internet. Che vai su internet, se al limite vedremo se mettere qui in sala radio delle schede già in bianco, che poi uno indica il codice fiscale. E dopo che ti ha scaricato, qui ti ha compilato, a chi che se la porta? Allora tu fai una busta bianca in cui tu scrivi il tuo codice fiscale, scrivi esternamente il destinazione 5 per 1000 o anche 8 per 1000 perché la scheda è assieme, sì, e la presenti alle banche e alle poste che gratuitamente la devono raccogliere. Ah, ho capito, dopo loro si arrangia con il Ministero delle Entrate. Si lei inoltre all'Agenzia delle Entrate e in base alla raccolta fanno la destinazione. Ah, non era la necessità che ti apparecchiasse già quel che te la, studio che te elabora e paga. Diciamo che le grandi associazioni professionali lo fanno, molti studi, siccome poi si stampa, cioè è carta che deve essere stampata, poi ci deve essere la copia che viene data al dipendente, non lo fanno. Però se ti mettono le istruzioni c'è scritto chiaramente che esiste una scheda a parte. Perché può essere fatta anche in maniera disgiunta, perché i dipendenti che hanno solo reddito di lavoro dipendente, sì, non sono obbligati a fare la dichiarazione di reddito, cioè non fanno il 730, non fanno l'unico. Di conseguenza cosa fanno? No, è inutile che vadano a presentare un modello fiscale, presentano solo la destinazione del 5 per 1000, dell'8 per 1000 che ha altre vie, insomma. Perfetto, ora basta... Comunque agenziadelleentrate.it trovate il modulo, basta stamparlo, insomma. Sì, ora basta andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e scaricare il modulo, sì, per l'8 e per l'insieme. Sì, di solito dovrebbe essere un'unica scheda, perché almeno vedo nel settore commercio, almeno la Confcommercio distribuisce una scheda unica, un foglio unico in cui c'è sopra il 5 per 1000 e sotto l'8 per 1000, insomma. E ora dopo te la compila, te lo solo quello, cioè, non tutto il CUD, soltanto quella scheda, puoi presentare solo quella scheda. Tipo i pensionati che hanno solo la pensione, è inutile che presentano anche il modulo della pensione dell'INPS o di un altro ente previdenziale, basta che presentino quello. Sì, no, ma scusa se sono entrato sulla trasmissione. No, nessun problema, la figura, cioè, nel senso che è una cosa importante per la radio, di conseguenza in qualsiasi momento se ne deve affrontare la cosa, insomma. Guarda che roba, sono già entrato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sì, a prima riga era proprio 5 per 1000. No, ma possibilmente il 5 per 1000 sono le istruzioni, le associazioni e l'elenco, cioè tu devi darci caso sulla modulistica, c'è una parte proprio modulistica in cui c'è scheda di destinazione del 5 e dell'8 per 1000, insomma. Probabilmente l'hanno messo anche all'interno, lì ci dovrebbero essere la modulistica per fare la domanda, ci dovrebbe essere l'elenco delle associazioni che hanno ricevuto questa destinazione. Cosa si intende per il codice fiscale dell'intermediario? L'intermediario significa che se tu lo presenti tramite uno studio commercialista, tramite una sezione di categoria o tramite un CAF, quello è l'intermediario. Ah, e se tu lo presenti direttamente il codice fiscale è soltanto tuo. Intermediario è quando, ad esempio, cioè tu non puoi presentare, a meno che tu non abbia l'attivazione del PIN sull'Agenzia delle Entrate, non puoi presentare la dichiarazione direttamente, devi passare tramite un intermediario abilitato, e come si dice sul conto abilitato, cioè, perché c'è la presentazione telematica delle dichiarazioni. Vabbè, scusa se ho disturbato. No, cioè, diamo che delle indicazioni utili che possono servire anche agli ascoltatori, insomma. Insomma, dai, dopo se compila questo va in banca e si arrangia l'ori. Sì, esatto, nel senso in banco, in posta, anche in posta, cioè comunque busta chiusa col tuo codice fiscale o col codice fiscale della persona che fa la destinazione e appunto dentro firmato l'8 per 1000 e il 5 per 1000, insomma. E insomma basta a fine meta salute e ambiente e il... Il codice fiscale è firmare, cioè sopra c'è la firma e sotto poi c'è eventuale codice fiscale, perché tu puoi dire io non voglio destinarlo ad esempio al comune, alla ricerca scientifica, ma la voglio destinare alle associazioni che non hanno scopo di lucro e dopo loro fanno la ripartizione. Se tu dici io invece voglio che il mio 5 per 1000 vada a un'associazione nello specifico, firmi quella casella. Perché mi ricordo, codice fiscale. Ma qua è un modello dell'iscrizione e l'elenco dei soggetti. No, ma quelle le associazioni che si devono iscrivere. Tu devi andare sulla modulistica fiscale delle dichiarazioni dei redditi. Comunque, è a parte. Sì, perfetto. Comunque ora gli davano anche in banca queste robe qua. No, beh, loro non ce l'hanno, te la devi arrangiare a recuperare su internet, però sull'Agenzia delle Entrate la trovi nel settore modulistica. Well, okay. Bene, ciao. Ciao. Sì, beh, sono indicazioni tecniche, sono importanti per la radio e spero che sono possono servire anche agli altri ascoltatori. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Giuliano. Ciao.
senti, a proposito del CUDO, io qua sotto mano quello di mia moglie, no? Sì. Allora, va bene, c'è la pagina in cui ci sono tutti i redditi, sì, ma a voi interessa l'altra, no? Sì, esatto. Dovrebbe scheda. Essere allegato una, sì, una pagina, sì, che è dichiarata come scheda per la scelta della destinazione, sì, dell'8 esatto. per 1000 dell'IRPEF e del 5 per 1000. Esatto. Quindi è suddivisa in due. Sì. Tu puoi anche pensare nella prima parte ci sono i tuoi dati, dopo ci sono dell'8 per 1000 le varie, sì, cose che vari sono Stato, sì, Chiesa Cattolica, sì, 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 ta 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 ta. Sotto c'è un'altra, la seconda parte, che invece è suddivisa in tre settori, perché ce n'è uno che se tu vuoi fare il finanziamento della ricerca scientifica dell'università o finanziamento agli enti della ricerca sanitaria, o la terza che invece è quella generica che riguarda tutti in pratica, quelli, sì, che hanno, cioè sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute e che operano nei ambiente. Settori cui l'articolo 10 va. E il caso di salute ambiente, quello, cioè, dove devi mettere cose fiscali. Esattamente. No, tu devi solo firmare nel riquadro che ti riguarda. Sì, e c'è mettere il codice fiscale della società. E mettere il codice fiscale del beneficiario. Che è salute ambiente in questo che caso. Che è quello del. E dopo ci sono due le cose: o lo spedisci all'Agenzia delle Entrate, sì, okay, che hai costo della tua provincia naturalmente. Sì. O eventualmente credo che se possa portarlo anche in banca chiusa imposta. In posta, ma esatto. Ecco, tutto qua. Bene, grazie poi per l'indicazione. Sono, è abbastanza semplice. Sì, insomma. Sì, sì, difatti per adesso fortuna. Adesso non so se qui che se dipendenti deriva questo a casa. Sì, uguale. Guarda, in alcuni settori viene distribuito a tutti, non tutti lo fanno, però io vedo che nei grandi perché settori. Perché tutto sommato il CUD di un dipendente credo che lo fornisca l'azienda, sì, no? Sì, l'azienda che lo deve certificare i redditi. Esatto, sì. Invece questo essendo di una pensionata arriva direttamente dall'INPS, sì. In cui è allegata anche sì, questa danno un sacco di, i pensionati danno un sacco di carte, una marea di carte, tra cui sì, c'è sì, anche ma sì, però tutto sommato non è che non sono aventi, sì, ma sì, sì, cioè, nel senso manda che perché te manda il prospetto per tutto l'anno in corso, c'è anche tutta l'istruzione per la scelta del TFR, volendo, va bene, tutto della nuova legge. Comunque sì. Per quel che riguarda il 5 per 1000 dovrà essere accluso, l'azienda dovrebbe averlo sì, anche di solito io vedo che viene dato ai dipendenti, viene dato esattamente, o altrimenti se invece arriva direttamente dall'INPS perché un pensionato se l'INPS dà tutti i documenti, dà tutti c'è i documenti. Anche questa scheda qua. Bene, ti saluto, grazie per le indicazioni, niente, figurati, ciao. Sì, pronto? Pronto, ciao, ciao, ciao Francesco. Come stai? Tu bene? Bene, bene. Te vai a festeggiare vai a festeggiare la Pasqua, vai, come sei, vai a festeggiare lo sterminio dei bambini, sì, eh? Festeggerai la Pasqua, vero? Buona Pasqua. Sì, proprio sai, la Pasqua in cui si festeggia l'uccisione dei figli degli altri. Pasqua col peneo del rosso. E si festeggia ai bambini i primogeniti degli esatto. altri uccisi. Sì, Pasqua, a proposito, Pasqua è piemontese, è un libro qua che ho... che ho sempre a portare le Pasque, le famose Pasque piemontesi, impiantava e passai per i villaggi, chi sente la gente, chi sente queste Pasque piemontesi, impiantava la gente quei pai appuntiti per terra, proprio sul stomaco qua, impiantava solo in terra, in là, così. E dopo giocava a bocce con le teste di tutti. D'altronde la Pasqua insegna questo, se sai. Sì, il racconto dice chiaramente che gli ebrei non dissero a Dio, ma scusa, ma non ti sembra di essere un po' cattivello né andare a uccidere i figli degli altri per farsi uscire da Israele? Se sei Dio hai un potere maggiore, esatto, no? Invece, ma siccome il Dio degli ebrei ama, il Dio dei monoteisti ama uccidere le persone, soprattutto se sono bambini, esatto. E loro hanno fatto festa, hanno salvato i loro figli, intanto. Che non li sono gli altri, non importava. No, non ha importanza, siccome mangiare radicette, sei qui che ti cavi su, cioè non ha importanza, no, noi facciamo festa, tanto il nostro buon Dio si diverte a sgozzare i figli degli altri. Esatto, l'altro giorno, che era, non si può trovarlo sul gazzettino qua, questi giorni qua dovevi essere, che c'era una replica di un prete, che dice che no... che noi c'erano 9 milioni di streghe brusae, ma ah, solo, sì, solo 40.000. Sì, sì, ma sono anche sì ancora, sai, cioè stanno facendo proprio sì, a ribasso, cioè ci sono le aste a rialzo e loro stanno facendo le aste a ribasso. A ribasso. Chi paga meno? Esatto, solo 40.000, come gli anni di terra.
Sì, no, ma ti dico, cioè, tanto loro, sai, i morti, se sono morti degli altri, se non sono gente che sì, è sottomessa, non interessa niente. Ne conta niente, i morti, cioè, che siano persone con la loro vita, con la loro esistenza cancellata solo perché hanno peccatori, perché non, sono, non importa niente. Cioè, tu pensa qua, è come la Pasqua, cioè, si fa festa, ma il Dio ha massacrato non si sa quanti bambini, ma era contento, cioè, ma gli ebrei hanno protestato in Egitto il fatto che venivano uccisi. No, ma chi se ne importa, tanto non sono devoti, tanto non sono sottomessi, ma dai, cioè, sono degli infedeli, sono dei peccatori. È la festa più becera che aveva storia, che i giorni sono peso di tutti, veramente, è la festa più becera che sa qua, è Pasqua e tu te vai via dicendo per quello, non è che cambia tanto. Sì, ma cioè, proprio pensare che viene fatta una festa in cui si festeggia che il tuo Dio ha ucciso gli altri. Ma chissà quanti milioni di persone. Sì, no, ma cioè, tu fai una festa perché il tuo Dio ha ucciso gli altri. Esatto. Cioè, te pensi tu? Sì. Che ha dato il diritto, il beneplacito di macellare gli altri che non fa parte della tua stirpe. Sì, d'altronde, sai, se un Dio avrebbe tutti i poteri, poteva usare anche dei sistemi più diplomatici. No, perché una periodo la Bibbia lo dice, fa, è un Dio che ama proprio, sai, i sacrifici, sì, i sacrifici umani, insomma. Sì. Ama queste cose, insomma, basta che ti sia da quella loro parte. A proposito, non so se te ho accennato, inquisitori negromanti e streghe nella Sicilia moderna. Sì, ho visto l'auto, se ne ha parlato, sì. Maria Sofia Messana. Sì. Ho preso. Che valutazione ne dai della Salerno, mi sembra, no, scusa, Sellerio di Palermo, che è la Salerno di Roma, della Sellerio di Palermo, sì. È molto molto dettagliato e molto deve essere una Asena, insegna storia moderna alla facoltà di scienze politiche all'università di Palermo. Tu che l'hai sfogliato, come lo trovi? Cioè, un testo interessante? Sì, per... sì, profondo, cioè, parla molto dettagliato. Molto... Vuoi dare le coordinate bibliografiche così gli ascoltatori, se qualcuno è interessato? Dunque, te dico solo le opere che ha scritto. No, ma cioè, tu dici il nome dell'autore, il titolo, la casa editrice, se qualcuno se lo va a cercare. Maria Sofia Messana, Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna, 1500-1782. Dunque siamo qua a fine de stregoneria, a fine dei roghi, insomma. Sì, dei grandi roghi, sì. Dei grandi roghi. Sellerio, editore, Palermo. Sellerio, editore. Maria Sofia Messana, Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna, 1500. Beh, perfetto, così se qualche ascoltatore vuole leggere un'altra Pasqua radiosa, esatto, si può leggere anche questo. Perché parla appunto della Inquisizione spagnola che arriva fino in Sicilia, cioè che partiva da Sicilia, sì, cioè praticamente è stata l'Inquisizione spagnola che batterà bene dove più a Sicilia. Ma dico, io ho visto ad esempio delle fotografie, dei registri dei bambini inquisiti dalla questione spagnola. Sì, sì. Elenco di migliaia di bambini, cioè, puoi pensare, sì, inquisiti, processati e perseguitati soltanto per follie loro. E basta aver letto anche il libro della famoso della scrittrice, non so se l'hai indicato tu, perché la scrittrice svizzera anche che tedesca, che parlava appunto dell'inquisizione in Germania. Tu parli della Pinuccia di Cesaro, quello che fa scritto Streghe per la Praxis? Non so, è un libro di una scrittrice, ma lo conosci, sì, perché dovresti averlo anche tu. Sì, bene, ne ho moltissimi sull'argomento. E comunque parlava appunto prendevano anche i bambini, prendevano in casa, proprio nelle case, e chi vedeva, che si vedeva che faceva una cosa strana, che parlava con gli uccellini, faceva... Sì, ma guarda, io mi ricordo sempre di aver letto di una donna processata, lei e il suo bambino, e veniva accusata di aver avuto un rapporto con un cane, che il suo figlio fosse frutto di un rapporto con un animale, sì, solo perché il bambino si muoveva troppo. Sì, sì, può essere che sia quello. Cioè, renditi conto, cioè, la perversione, sì, la malvagità, cioè, perché un bambino si muove troppo, devi processare, sì, sia il bambino, sia la madre, e la devi accusare che era figlio di un cane. Sì, adesso che c'è Ritalin come rogo. Sì, cioè, nel senso, non cambia niente, insomma. Non cambia niente,
se fossimo 300 anni cioè, fa. Cioè, il potere repressivo, cioè il fatto di essere incapaci di capire i bambini, esatto. E cioè di voi, d'altronde sai, il termine che usavo fino a pochi anni fa, era quello di inculcare la fede ai bambini, e quello nel monoteismo è sempre rimasto chiaro. Castrali? Sì, sì, è quello che... Ti ho visto la fotografia sul casettino qua, del Boceta... Sì, quello che ne parlavo. Ah, tra l'altro... tu parlavi del fatto appunto di Conegliano in cui la diocesi ha ricorso perché l'ora di religione veniva collocata all'inizio o alla fine della trasmissione, sì, cioè sì, delle, sì, delle, sì, dell'orario scolastico. Bene, sì, sì. Dopo della nostra trasmissione, non so se per merito nostro, la diocesi ha ritirato il ricorso. Stranamente, detto che c'era un vizio, sì, formale, e comunque hanno ritirato il ricorso. Guarda che stranezza, ah, cioè, che non c'è. Sì, questa radio l'ha sempre detto, però fatalità, dopo la nostra trasmissione, dopo che qualche giornale ne ha parlato, dopo che il giorno dopo qualcuno ne ha parlato, all'improvviso notizia piccola, ha detto la diocesi, c'è stato un errore formale, abbiamo potuto ritirare il ricorso al TAR. Mi sa che imparano da noi, imparano, meglio farli. Se nessuno parlava, se tutti stavano, esatto, zitti, sì, restava così. La cosa, no, la cosa veniva fatta. Veniva fatta. Invece smascherati, messi di fronte alla loro volontà di imposizione, sono stati costretti, obbligati a proprio guarda, a rimangiarsi. Cioè, la gente, siamo qua per non fare le pecore, ormai è finita a fare le pecore, bisogna alzarsi, bisogna scrivere, capisci? Sì, bisogna fare piccoli atti di coerenza, piccole, cioè nel senso, non servono quelle eroiche stratosferiche, ma piccoli atti di coerenza. Esatto, cioè, detto qua, fare una lettera, scrivere una lettera, ma come? Allora, perfetto. Piuttosto che... Il pandemonio, è meglio bene. Ritirare. Facciamo bene, grazie Ivano. Per niente, ti ho detto i titoli che ha scritto. No, beh, l'importante è che questo libro che è appena uscito abbia successo, sì, sì. Poi chi lo comprerà avrà la possibilità di sapere anche la biografia dell'autrice. E dopo De Moretti e Vitali ci sono altri due di Adriano Lanza, Il demone toccato ci insorte. E Giuseppe vada là, nessuno ascolterà Ulisse. Gli ultimi due dopo... Sì, infatti ho visto i titoli e mi riprometterò di andare sul sito a vedere... Il demone toccato c'è in sorte nella piaderia dell'anno. Beh, il titolo è molto evocativo, suggestivo e molto bello, nel senso che, sai, la vita è un demone che ci è toccato, esatto, in sorte, esatto. E noi dobbiamo anche proprio saper vivere, se non possiamo rinunciare alla nostra energia, alla nostra passione, alle nostre spinte, esatto. E dobbiamo, finché siamo così, dobbiamo... conviversi e viversi bene. Sì, anche perché non sai che se sbagli, insomma, Moretti e Vitali... Sì, sì, difatti sì, si può sempre andare a colpo sicuro, esatto, perché non... Sì. No. Ok. Bene, grazie, ciao Ivano. Ciao. Ciao. Sì, pronto? No, l'ascoltatore ha aspettato troppo. Bene. Ecco qui un altro ascoltatore. Sì, pronto? Scusa, è Giampaolo? Sì, ciao. Scusa se intervengo ancora. No, dimmi pure. La religiosità scientifica, ripeto, religiosità scientifica per me esiste, perché ti dimostra la potenza della realtà, della natura. Proprio riconosce la potenza della natura e te la dimostra in maniera tangibile. Gli altri cagano con la bocca, punto e basta, e adoperano quello che la religiosità scientifica propone. Dimmi, Francesco, è o non è così? Sì, ma sai, noi abbiamo un grande strumento che sono gli occhi. Soltanto imparando ad osservare quello che esiste sappiamo cos'è vero, ma non quello che è vero. Ma un po' toccare con mano, quello è bello. Poterlo vedere e poterlo percepire. Noi siamo sempre un mondo di percezione. O le cose le puoi toccare, vedere, sentire, o altrimenti queste cose non ci sono. Bravo, bravissimo, all'unisono. Bene. Allora... Loro snobbano quelli che parlano solo a livello pragmatico. Io no, non li snobbo. Il pensiero ha sempre delle conseguenze, tu devi sapere anche il pensiero a cosa porta, ma il pensiero è un dato fisico, un dato materiale ben concreto. Comunque che... il bugiardo falso è la peggiore persona che esista. Io sto con i cattivi, con i violenti piuttosto che quel falso. Siamo sempre politicamente scorretti. Ciao Giampaolo. Se di fatti bisogna sempre essere contro gli schematismi, contro il buonismo. Sì, pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Volevo... Come mai non ti ho visto ieri? Scusa? Come mai non sei venuto ieri a Torre Malta? Ah, ieri sera? No, ieri pomeriggio.
No, eh beh, ho lavoro, Francesco. Non io sono arrivato là e ho detto, Marco dov'è? C'era il responsabile diocesano per il dialogo ecumenico, scusa, e no. Detto, Marco manca. Aia, no, cioè, saresti divertito dopo questo, sai, Marco che è un teologo, queste cose avrebbe avuto una libidine incredibile sentire. Ti sarei divertito tu. Sì, mi sono divertito io, sì. Non ti sei convertito però. Assolutamente no. Alcuni tuoi compaesani sono un po' scandalizzati per le mie affermazioni. Francesco, sì. Cerchiamo di convertirti. Ti dico un'altra e vediamo se ti converti. Allora, stavo leggendo stamattina qualcosa che riguarda la storia delle religioni. Ora, c'è la religione mitraica o masdeista, insomma, no? Beh, sono un po' diverse comunque il masdeismo dal mitraismo. Beh, vabbè, sì, sì. Cioè, la precisione proprio assoluta bisognerebbe essere proprio degli esperti in materia. Comunque, qua diceva, ti leggo queste due righe qua, che si attribuisce al suo fondatore Zarathustra, sì, la religione masdeista. Senti cosa dice qua, perché questo non credo che sia uno che difende certamente il cristianesimo, ma però dà un cenno a qualche cosa che si sarebbe verificato. Dice, tra le tante cose che si narrano di lui, che fosse addirittura un principe di stirpe reale, c'era anche quella che faceva corrispondere la sua nascita verso il settimo secolo avanti Cristo, proprio in relazione a un evento cosmico a portatore di luce che si verifica ogni sette secoli con l'entrata di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Fu in seguito a questa coincidenza che alcuni veggenti profetizzarono che al successivo verificarsi dello stesso avvenimento astrale sarebbe nato un giusto simile a Zarathustra, che avrebbe dato inizio a un'era di benessere che si sarebbe conclusa con il trionfo definitivo del bene sul male. Lo scadere di questi secoli, guarda, sì, caso, sì, perché il corso, sai, i sequestri di Zarathustra aveva il corso che aveva separato il bene e il male, perché Zarathustra avrebbe separato il bene e il male. Difatti, inizio, quando scrive così parola Zarathustra, era un attimino per colpire Zarathustra che aveva separato il bene e il male. Sì. Cioè, era soldato, hanno questa visione dualistica proprio. Sì, che poi è quel concetto che sta alla base di tutte le religioni, probabilmente dei misteri, che eccetera, dei culti, dei misteri. Comunque, supponiamo che sette secoli prima quei veggenti, insomma quei magari sacerdoti di quella religione, avessero fatto una profezia del genere. Il fatto di farla proprio coincidere dopo sette secoli con la nascita del Messia cristiano, e dopo vedi che nei Vangeli, per esempio, mi sembra Luca, fa vedere i magi che vengono dall'Oriente, eccetera, è, tra virgolette, è tutto qualcosa di costruito, perché a questo punto questo qua non è uno che sta difendendo, sì, il cristianesimo, no, che scrive una roba del genere. Sono quelle cose messe là che poi, se uno ha qualche infarinatura, conosce qualche altra, insomma, informazione a riguardo, insomma, o dei Vangeli, o delle religioni, le metti assieme e vedi che un negativo e un positivo fa un wave. Voglio dire, ha senso questa previsione che questi veggenti hanno detto, che poi tra l'altro avevano anche previsto una cosa che non si è realizzata, tra virgolette, perché loro dicevano che con la nascita del Messia ci sarebbe stato il trionfo definitivo del bene sul male. È come se noi dicessimo che quando è venuto Gesù Cristo al mondo le cose sono sempre andate. Tu non è mai venuto al mondo, dai. Com'è? Non è mai venuto al mondo, sì, sappiamo, no, che è una leggenda, una menzogna. Per esprimere, insomma, un po' un concetto sul quale potrebbe agganciarsi questa previsione di sette secoli prima. Solo che mi piacerebbe, tra virgolette, sapere se sette secoli dopo la nascita di Gesù Cristo... Sì, però vedi, c'è già un problema. Sette secoli significa contatti come? Contatti col calendario solare o calendario lunare? No, c'è la congiunzione di Marte e di Giove, no? Sì. Astrale. Di Giove e Saturno, scusa, e questa si verifica ogni sette secoli, quindi non è che questo lo fai a bacchetta, si verifica questa cosa e loro hanno visto che in quella congiunzione, cioè quando Giove e Saturno si trovano nella costellazione dei Pesci, era nato Zarathustra, e da lì loro hanno detto, beh, fra sette secoli, quando ci sarà nuovamente questo, quindi hanno fatto una previsione. Sì, ma questo siamo all'interno di una condizione ciclica, cioè che le cose si ripresenteranno, ci sarà poi... Sì. Guarda caso però, dopo sette secoli, insomma, noi almeno cristiani c'era un evento e siccome bisogna inventare, i monoteisti hanno inventato un evento che faceva coincidere con quello.
E perché sette secoli dopo Cristo non ne hanno inventato un altro e sette secoli dopo un altro ancora? Perché ha funzionato? Perché, vedi, la concezione era questa. Siamo all'interno di una concezione ciclica in cui le cose si ripresentano, ritornano, e invece nel monoteismo siamo di fronte a una concezione lineare, di conseguenza c'è un inizio e c'è una fine, c'è un Dio che all'inizio costruisce il mondo per il monoteismo folle e c'è un Dio che alla fine distrugge il mondo. Però siamo in un cambio di tempo. Guarda che storicamente, non affermato da esegeti cristiani o da apologeti cristiani, ma in quel tempo che è nato Cristo, anche nel mondo, nel mondo romano, c'era come una specie di attesa. Tutti un po' là nella, in quella regione medio orientale e mediterranea. No, no, assolutamente. C'era l'attesa di qualcosa di strano. Non c'era nessuna attesa, stava inventata da dopo. Guarda, io infatti, visto che da Pasqua volevo appunto parlare anche della morte, della risurrezione delle divinità, e ho preso in mano un libro che si chiama Quando un Dio muore, morte ed assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee. E proprio volevo leggere alcune righette che ti danno la dimensione di come hanno preso anche simboli religiosi della zona, di conseguenza hanno costruito, cioè, quando tu sei uno scrittore di fantasia, dato che la Bibbia è un insieme di storielle copiate male, ti prendi i vari racconti più significativi, li deformi e poi ti dai da fare a cancellare da dove hai copiato. Ed è quello che il monoteismo ha fatto. Il monoteismo non è mai esistito, è solo una pura invenzione di poche persone. Beh, guarda, tra virgolette, la religione avestica, insomma, o mitraica, eccetera, il dio Mitra, che sarebbe poi il figlio, suo padre sarebbe Ahura Mazda, no? Il padre che lo ha voluto incarnare, fatto nascere da una vergine, eccetera. Se io ti leggessi e vado avanti, insomma, un po', c'era il Vangelo quel tempo del dio Mitra, no? 700-800 anni. C'erano dei testi del dio Mitra, ma ce n'erano anche infiniti altri testi e infiniti altri culti. Se senti cosa scrive del dio Mitra, praticamente è una velina sopra gli avvenimenti dei cristiani di Gesù Cristo. Cioè, questo dio Mitra fa, per esempio, la passione è del tutto simile a quella di Gesù Cristo, perché nel suo Vangelo è scritto che anche lui con i discepoli ha fatto l'ultima cena. Sì, esatto, è nato da una vergine. Sì, questo mi impressiona. Io ho parlato anche con diversi sacerdoti, io ho fatto presente questa cosa qua, ho detto, ma com'è possibile che sia una cosa... E se io ti dicessi che esistono divinità che erano in Palestina, che sono morte e risuscitate? Probabilmente, non so, ci sarà, che ti ci sono? Sapere tutte queste cose. Comunque, che poi, insomma, di Gesù Cristo scrivono quasi 700 anni dopo un Vangelo che ripercorre un po' i fatti. A me piacerebbe proprio che mi dessero una spiegazione veramente... Non te la posso, ti possono inventare una scusa, una giustificazione, ma in realtà... Tutta la storia. Però Francesco, come avrebbero fatto i primi predicatori, compresi anche i discepoli di Gesù, che hanno iniziato quasi subito dopo la sua morte a predicare? Non mi interessa quando... Scusa, ti faccio un esempio. Come hanno fatto i pochi centinaia di... Come avrebbero fatto loro a predicare lì in quei territori dove era vissuto Gesù, inventandosi tutto, dicendo che aveva fatto questo? Con la forza, a gente che era stata presente. Con la violenza. Quindi, come hanno fatto i pochi centinaia di europei arrivare in America e cancellare tutto? Forza e violenza fino a un certo punto, perché erano terrorizzati, c'era tutta la società religiosa ebraica che ce l'aveva a morte con quei predicatori lì da strapazzo. Perché? E quindi anche i discepoli di Gesù hanno rischiavano il carcere. Non rischiavano il carcere, cioè, nel senso che guarda che anche le presunte persecuzioni che non ci sono state... Sono stati perseguitati. No, i cristiani non sono mai stati perseguitati. I primi discepoli non sono stati perseguitati. Santo Stefano lo hanno lapidato quando ha cominciato a dire che lui credeva in Gesù Cristo. Molti sono inventati, ma i presunti martiri in realtà cercavano il martirio, nel senso che loro sapevano che tramite il martirio sarebbero stati rimessi tutti quanti i peccati, di conseguenza commettevano reati al fine di essere condannati, e venivano condannati per reati comuni in quanto criminali, in quanto terroristi, perché loro cercavano la morte e creavano la condizione per essere condannati. Di conseguenza, sai, un criminale che è un criminale, se fa una rapina e nel conflitto a fuoco ci muore, non è un martire, è un criminale che ha fatto una rapina con sparatoria, di conseguenza ci ha rimesso. I cristiani, i presunti martiri, in realtà erano quei criminali che facevano la stessa cosa, erano praticamente dei mafiosi
E i mafiosi quando si scontrano con la polizia si prendono la pistolettata, e i primi cristiani, essendo mafiosi anche loro, si scontravano con le forze dell'ordine, e le forze dell'ordine dovevano per forza reprimerli. Sai cosa hanno detto l'altro giorno per televisione a proposito di questi matti che dici tu che amavano tanto il martirio? Che per esempio San Paolo e la religione che ha cominciato a predicare faceva tanto gola ai romani, tanto che addirittura sembra che quando hanno cominciato a perseguitarlo, e lui è stato tirato fuori, gli hanno tirato fuori le castagne dal fuoco proprio i soldati romani mandati a difenderlo, eccetera. No, perché non c'è nella Bibbia c'è scritto che lui. Aspetta, che ti finisco il concetto. E, siccome probabilmente qualcuno dentro, qualche pezzo grosso dentro all'amministrazione, dentro insomma alla realtà, alla società dei romani di quel tempo, aveva intuito che quella poteva essere una religione, c'è scritto nella Bibbia, San Paolo era un cittadino romano, e si comporta da mafioso. Quando il legionario, c'è scritto nella Bibbia, quando il legionario lo va ad arrestare, gli dice: guarda che io sono un cittadino romano. E a quel punto il legionario ha paura, perché logicamente c'era il senso del diritto che i monoteisti non hanno mai avuto, il senso della giustizia che i monoteisti hanno sempre cancellato. E lui si comporta da mafioso. Sei mafiosi... un ottimo avvocato, bisognerebbe darti veramente. C'è scritto nella Bibbia. No. Cioè, c'è scritto che quando, sì, che punto sì, lo, no, capito, ma... quando il legionario lo maltratta, e lui risponde: guarda che io non è che dice solo il profeta di Dio, dice sono un cittadino romano. E a quel punto il legionario ne ha paura. C'è scritto nella Bibbia, cioè comportamento mafioso. Si sfruttano le leggi a proprio favore, insomma. D'altronde, sai che come è sempre un po' discutibile il comportamento di un essere umano, poi bisogna vedere l'intenzione. Comunque, vabbè, dai, può essere che sia valido anche quello che dici tu. Ma fatto sta che però poi hai visto la religione cristiana, quando è sbarcata a Roma, ha preso piede e poi nel giro di 200-300 anni è diventata la religione dell'impero. Ha vinto su tutte le altre. Quando una società non è abituata a conoscere il terrorismo o non sa come fronteggiare il terrorismo, sarà sempre sconfitta. Ed è quello che è successo con i romani. I romani non pensavano di trovarsi di fronte a una religione sovversiva ed eversiva. Pensavano che tutti fossero dei buoni cittadini. Per la prima volta sono stati di fronte a dei delinquenti assoluti. Francesco, se pensi che le prime comunità cristiane vietavano ai loro a chi apparteneva alla comunità cristiana di fare il militare, non è che vietavano. L'impero romano gli aveva concesso l'esenzione dalla leva, gli veniva riconosciuta. Poi i soldati bravi hanno raccontato che loro vietavano, in realtà erano i romani che concedevano l'esenzione dal servizio di leva, pensa. E loro hanno raccontato come forma di resistenza. E che non volevano adorare l'imperatore? Ma non è che non volessero adorare. Cioè, scusa, se tu tu hai le elezioni comunali a Cittadella, diventi sindaco di Cittadella, tu devi girare nelle mani del prefetto. Se tu non giuri sulla Costituzione italiana davanti al prefetto, il prefetto ha l'autorità di destituirti. È giusto. Allora, la stessa cosa, non è che dovevi adorare l'imperatore, dovevi giurare fedeltà allo Stato. E se tu non giuravi fedeltà allo Stato, vabbè, eri un sovversivo, di conseguenza li rifiutavi. È lo stesso quello che succede adesso. Non giuri fedeltà alla Costituzione davanti al prefetto, il prefetto ti manda a casa anche se i tuoi compaesani ti hanno eletto o no. Beh, ma qui mischiamo religione e politica, invece... L'impero romano era una società, era uno Stato. E ogni Stato ha bisogno dei cittadini che siano fedeli, che si riconoscono nel proprio Stato e che gli possa garantire che si comporteranno secondo le leggi, o no? Certo. E di conseguenza loro erano dei sovversivi, erano dei criminali, erano dei mafiosi, erano dei terroristi e di conseguenza uno Stato si tutelava. Che poi alla fine si sono seduti al posto dell'imperatore, insomma... Tu prova a fare ad esempio andare a Cittadella quando c'è il mercato in piazza davanti alla chiesa e cominci a prendere frustate le persone. Quanto tempo si impiegano ad arrivare i carabinieri a portarti via? Sì, di conseguenza se tu ti comporti contro gli altri con violenza, logicamente lo Stato è obbligato a difendere i suoi cittadini dalla violenza di un singolo. I cristiani facevano la stessa cosa, erano violenti verso gli altri e lo Stato doveva garantire i diritti dei cittadini. Ho capito. Non mi frega niente della fede dei cristiani o degli ebrei. Lascio spazio. Bene, Francesco. Ciao.
Allora, infatti, su questo caso appunto della Pasqua volevo anche consigliare un libro che è giusto prenderlo in mano in questo periodo, che è Quando un Dio muore, morte e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee della S2 di Verona. Leggo dal capitolo di Paolo Sella che parla del Dio Baal. Dice: reintegrando i morti, o almeno alcuni morti, in un sistema positivo di valori, la cultura siriana ha fatto di Baal una delle più affascinante e complesse figure di divinità mediatrice, schierata sempre e senza ambiguità dalla parte dell'uomo di cui ha condiviso la più drammatica delle esperienze, cioè la morte. E dice: al Dio Baal, a lui viene davvero ascritta una morte e poi un ritorno in vita. Dice sempre in questo libro Paolo Sella: resta da chiedersi perché Baal non venga fatto rientrare abitualmente nel novero di quelli dei inseriti nella categoria delle divinità rinate. Sia lecito avanzare una risposta che è anche un'ipotesi di lavoro sulla Weltanschauung dei studiosi contemporanei. Ugarit è molto, troppo vicino alla Palestina, geograficamente e culturalmente. Il Baal della Bibbia, combattuto dallo giaivismo, è da riconoscersi proprio in tale figura. E poi Baal sembra proprio l'unica figura divina che indiscutibilmente muore e risorge, legandosi al destino dell'uomo, venendo chiamato Salvatore. Pensate che ve ne sia abbastanza. Dice sempre l'autore: Baal è un dio che ritorna decisamente con un ruolo dopo la crisi, attivo, assai più attivo universale di prima. Forse per questo si è rivelata una figura scomoda da inserire in cosmologie prescrittuite che non prevedevano risoluzioni come tali conseguenze clamorose. E dice: Baal è l'unico dio le cui vicende ci siano pervenute attraverso delle fonti, una fonte diretta e immediata, cioè non falsificata. E allora vedi, di fronte a questa divinità, al Dio Baal che muore e risorge, che in Palestina noi non lo conosciamo e la Bibbia lo demonizza, e cosa fa appunto la Bibbia? Fa proprio un'opera di cancellazione. In realtà anche la risurrezione di questo presunto Gesù, che non è mai esistito, è una scopiazzatura del grande Dio Baal. E questo proprio per dare un'idea dei comportamenti, degli inganni che si sono costituiti. Sempre sull'argomento che ha a che fare appunto col vicino Oriente, ci sono altri due libri che consiglierei la lettura. Vediamo l'ascoltatore prima. Sì, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Sono Antonio. Sì, ciao Antonio. Ascolta, voglio domandarti una cosa. Sì. A quel periodo, sì, davano l'8 per 1000 o il 5 per 1000? Davano qualcosa? No, che mi risulti, ah, no? No. No. Si doveva andare al lavoro? Esatto, dovevano arrangiarsi. Arrangiarsi. Bene, allora prima parlavi del 5 per 1000, no? Sì. Perché già l'8 per 1000 lo dai alla Chiesa oppure allo vuoi, Stato, le altre confessioni religiose. Chi vuoi a... Il 5 per 1000, che è quello mi sembra dell'85, 2005, sì, hanno fatto, diciamo, han tirato le somme. Si hanno ripartito, a parte che la prima edizione è stata un po' problematica. Ecco, però li danno se hai un progetto sopra. Sì. Mi sembra che sì, alla Chiesa... Vabbè, non confondo il 5 per 1000 con l'8 per 1000, che sono due cose ben diverse. Sì. Cioè il 5 per 1000 deve aspettare delle garanzie. D'accordo. E l'8 per 1000 no, puoi fare quello che vuoi. Ecco, l'8 per 1000 fai quello che vuoi, diciamo, e lo dai a chi vuoi, no? No, lo dai a quelli che hanno un'intesa con lo Stato, alle religioni che hanno un'intesa con lo Stato. Certo, certo. E il 5 per 1000 lo dai chi ha, diciamo... è aggregato, potresti darlo anche al comune volendo regionale. E mi sembra che la Chiesa lo danno se hanno dei progetti, deve essere qualcosa che se hanno dei progetti viene assegnato questo 5 per 1000. Allora, a livello della Riviera qua, mi sembra a Rino, mi sembra che hanno dato 26.000 euro. Dolo mi sembrano altri 16-17.000 euro. San Bruson doveva, cioè, dare... Ma tu parli del 5 per 1000 o dei contributi che i comuni o la regione dà alle associazioni? 5 per 1000. 5 per 1000. 5 per 1000 tu potevi darlo alla Chiesa, al tuo paese, diciamo, al comune, oppure... Se la parrocchia aveva chiesto il contributo... E sì, quindi la parrocchia aveva chiesto di... E gli hanno assegnati, ha fatto il conteggio e li hanno assegnati.
però mi sembra che c'è un qualcosa dove dice che vengono assegnati se hai un progetto su. Sì. Adesso io non l'ho letto, ma ti dico quello che è stato detto a livello comunale. E quindi Saint-Bruzon, c'è stato un, come si dice, un incidente di percorso, è cambiato il parroco e si sono dimenticati. Quindi non hanno fatto richiesta, non hanno presentato nulla e quindi sono fermi lì, accantonati, e quindi non so se li avranno. Sì. Cioè il discorso è questo che tu dicevi prima, che mi sembra anche Radio Gamma può averli. No, Salute Ambiente, che sono amici di Radio Gamma 5. Ah, ecco, Salute Ambiente. Ecco, perché so che chi è accreditato a livello regionale, con tutta quanta la garanzia, che sono predisposti, vengono assegnati questi soldini. Questo è il punto che ti dico. E allora dico, ma già venivano assegnati prima e già vengono assegnati, diciamo, al basso, quindi mi sembra che sia. Per di più, poi abbiamo la ricerca, abbiamo tante altre, diciamo, come si dice, della storia del pubblico, che languono perché non hanno contributi. Quindi mi sembra che la ricerca, la scuola e tante altre cose, che so che piangono perché i ragazzi a scuola non hanno il computer, oppure non hanno tante altre, addirittura ad Olo c'era il tetto che era crollato, però non c'era soldi e quindi si doveva determinare tutto quanto più avanti. La ricerca sappiamo benissimo che è una cosa importante, mi sembra una di quelle più assolute che oggi è la più sentita, perché malattie ne vengono fuori sempre di nuove. Però, guarda caso, non hanno difficoltà. Quindi anche qui il cittadino dovrebbe un po' informarsi a riguardo. Sì, beh, logicamente se tu lo dai a Salute Ambiente, sicuramente sai che vengono ben destinati. La fede è importante, ma anche chi risana il corpo ha altrettanto. Sì, ma l'importante, ad esempio, cioè se uno ha nel dubbio, sa che Salute Ambiente sostiene Radio Gamma 5, perciò è un bene che vada a destinare, certo, il 5 per 1000 a Salute Ambiente. Certo, è questo il punto, no? Quindi dovrebbe essere dato con più oculatezza al riguardo. Quest'anno c'è la possibilità di darlo a delle persone in cui si può fidare, di cui si danno da fare veramente. Bene, allora aspettiamo la prossima suddivisione del 2006 e vedremo, insomma, come andrà a finire, poi ci risentiremo. Bene, perfetto. E grazie e ti saluto. Grazie, ciao. Sì, visto che manca anche poco alle 16.30, voglio ricordare un po' di appuntamenti, visto prima che il tempo scappi via e voli via. Ci sono una serie di appuntamenti appunto qua per quanto riguarda il mese di aprile. Allora, voi sapete che c'è una vecchia tradizione di questa trasmissione, che il venerdì santo, che c'è domani, venerdì 6 aprile, venerdì santo per qualcuno, noi ci troviamo in zona Malostica a mangiare il musso, la famosa cena del musso, che è una cena fatta in memoria di un nostro caro amico che si chiamava Politeista. L'appuntamento è a Malostica, poi ci spostiamo tra le 20 e 20 e 30, e poi ci spostiamo andando più giù, andiamo nel ristorante che è lì vicino a Malostica. Per chi vuole partecipare o ha bisogno di informazioni, può chiamarmi il 349-7554-994. È appunto una cosa goliardica ed è una cosa in memoria di un nostro caro amico, va avanti da quando questo nostro amico è morto nel 93. Era cominciato in realtà appunto anche un po' prima, e chi vuole appunto aveva la occasione di mangiare carne di musso. Poi c'è giovedì 12 ottobre alle ore 21 a Montecotto Terme, nel pub Imbolc in via Aurelian, c'è l'incontro pubblico mensile dei pagani dei Vicca del Veneto. È aperto a tutti, tutti quanti vi possono partecipare, tutti quanti vi possono venire. Poi un'altra conferenza interessante è sabato 14 di aprile alle ore 21 a Saonara, presso l'auditorium delle scuole medie, e c'è la presentazione del libro Il cappello dei magi e la conferenza di Silvano Lorenzoni sui venti nel contesto pre-romano, e di conseguenza un piccolo convegno appunto su quanto riguarda il discorso dei veneti, della nostra radice, della nostra cultura. Ora ripeto questi. Poi c'è un altro appuntamento, però non ho ancora la conferma, a Verona per il 21 di aprile, che è un incontro soprattutto a livello giovanile Pagano e Vicca, che comunque vi darò le coordinate se è confermato per le 21 a Verona. Allora ricordiamo, domani sera, venerdì 6 aprile, considerato il venerdì santo,
zona malostica, cena del musso, cioè cena a base di carne di asino. Giovedì 12 ore 21 a Monte Corto Terme il MUT, e sabato 14 di aprile a Saunara all'Auditorium, presentazione del libro Il Cappello dei Magi, che è su un ritrovamento archeologico fatto nella zona di Opeano. Sarà presente Luigi Pellini, che abita in quella zona, vi parlerà di questa scoperta, vi parlerà un po' della zona, un po' della cultura e soprattutto di cosa serviva o cosa veniva ipotizzato che fosse appunto questo elmo di Opeano. E poi più avanti gli altri appuntamenti. Bene, questo è, ve lo voglio ricordare proprio perché c'è la possibilità di incontrare anche il sottoscritto in contesti non soltanto telefonici e radiofonici. Se appunto abbiamo accennato a un libro che io vi consiglio e che vi invito a leggere proprio perché è interessante, in quanto, visto che siamo in periodo di Pasqua e si parla di risurrezioni, questo libro, Quando un Dio muore, morte e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee, vi dimostra come in Palestina, in quella zona, erano molto presenti e molto praticati divinità che morivano e rinascevano. Sì, pronto? Pronto, scusami Francesco, senza. Niente, voglio solo dirti farvi auguri di buona cena e buon a tutti quanti. Bene, grazie. Buona magnata. Non vieni a mangiare il musso, no? Il musso. Vabbè, dai, ci sarà. Solo per compagnia, solo per fare un po' di simposio. Se vuoi venire, ben volentieri, insomma. Sì, certo. D'accordo. Sì, perché dopo, come dite, roba, se 21 anni che non mangio carne. Allora, vabbè, dai, noi facciamo delle eccezioni per i vegetariani. Sì, ecco, sì. Beh, non è obbligatorio, non è come la comunione, non è obbligatoria. Sì, comunque fa conto che sia là. Bene, d'accordo, grazie Ivano. Ciao. Poi ci sono altri due libri che sono sempre nella zona del Medio Oriente che possono servire e tornare utili. Purtroppo noi sappiamo che attualmente la zona del Mediterraneo o del Medio Oriente è molto influenzata da condizioni particolari sociopolitiche, geografiche, religiose, ma è importante ricordarle in quanto culla, base e presenza di una civiltà. Ci sono due testi che non sono usciti recentemente che meritano, a mio avviso, di essere letti per uno che voglia approfondire questa realtà. E sono anche libri interessanti perché hanno un richiamo alcuni anche all'attualità. Uno è Giovanni Pettinato, I Sumeri, della Tascabili Bompiani, e l'altro è Stefano Seminara, Immortalità dei simboli, da Babilonia a oggi. E questi appunto sono due studiosi precisi, attenti, meticolosi su quanto riguarda la realtà di quella zona del Medio Oriente che noi conosciamo attualmente per cose molto tristi. Ci sono alcuni riferimenti simpatici in questi testi, ci sono una dimostrazione di come in questa zona ci esistevano visioni religiose più vicine all'uomo e più vicine ai popoli, con altre prospettive. E per chi vuole riscoprire come il monoteismo si sono appropriato di alcuni simboli, li abbia deformati, li abbia utilizzato per creare la sottomissione, si può leggere questi due testi. Sì, pronto? L'ascoltatore non ce l'ha fatta. C'è ad esempio nel libro appunto di Giovanni Pettinato, I Sumeri, c'è un piccolo verso di un canto religioso dei Sumeri che sarebbe bello comprendere, ascoltare e riflettersi, perché dà un sacco di prospettive divertenti e belle. E dice: adesso è cominciata la guerra tra i sovrani, tra i principi, tra i re. Il dio Enki, il promotore della guerra tra i sovrani, tra i principi, tra i re, e la causa della guerra tra i sovrani, tra i principi, tra i re. E proprio lui, Enki, il signore dell'abbondanza, il signore della parola giusta, il signore della saggezza che persiede al paese, il saggio tra gli dei, il signore di Eridu che distribuisce saggezza, ha messo nelle loro bocche una lingua confusa, avendo istigato la guerra, mentre prima la lingua dell'umanità era unica. Come vedete, questo è un antico testo che parla di una vita precedente, che si richiama al mito di Babilonia, poi così deformato dalla Bibbia. E logicamente questo ci fa comprendere il come, se non si è attenti e non si comprendono le divinità, alla fine si porta alla confusione.
questo è ben prima di quello che potesse scrivere un libro così mostruoso come la Bibbia. Dal bel libro di Stefano Seminari, Immortalità dei simboli da Babilonia a oggi, c'è alcune riflessioni che sono divertenti per quanto riguarda i serpenti. C'è un capitolo che dice: quando i serpenti erano buoni, non sempre il serpente è stato visto come un simbolo del demonio. Al contrario, nel panorama del vicino Oriente antico, questa simbolica caratterizzazione negativa del serpente sembra essere esclusiva della cultura ebraica, tanto da lasciar supporre che si tratti di uno di quei casi in cui l'ebraismo volle intenzionalmente prendere le distanze dalle grandi civiltà limitrofe. Allora abbiamo delle civiltà limitrofe, appunto, che hanno una capacità di comprendere cosa è il serpente. Scrive sempre più avanti nel libro, dice: il serpente, simbolo della capacità di rigenerarsi, della vitalità della terra, il serpente è l'animale croctonio per eccellenza, la cui vita si divide tra le profondità della terra, culla della vita, e la superficie abitata dagli uomini. Non per nulla, come si è visto, due serpenti intrecciati rappresentano l'ideogramma per la parola radice. E perché le radici sono responsabili dell'integrità della pianta, il serpente è anche il dio della correttezza, della sanità, della giustizia. E invece abbiamo avuto che le visioni monoteistiche ce l'hanno portato e hanno dato delle dimensioni ben diverse e molto più cattive. C'è sempre in questo bel libro che io vi consiglio tutta una bella letteratura, un bel riferirsi a testi mitici, a racconti in cui vengono riprospettati, in cui ci vengono parlati, in cui ci dice com'era il rapporto tra gli antichi sumeri, tra gli antichi abitanti della Mesopotamia, della Palestina, con le realtà che erano attorno. E pensate, appunto, che piuttosto che leggersi la Bibbia come fanno in maniera masoristica molti, sarebbe giusto comprendere che esisteva una civiltà che aveva un rapporto ben diverso con la natura e con, e con il mondo che gli era circostante. Sì, pronto? Scusami, i titoli della serie Stefano Seminara, Immortalità dei simboli. Da Babilonia oggi. Oggi. Pettinato, che altro? Giovanni Pettinato, che è uno studioso del vicino Oriente. I Sumeri. Tutti e due sono buon piani, e ti dico, effettivamente, sono già gli autori hanno una qualificazione accademica importante e significativa. E io, appunto, li consiglio proprio perché danno una visione di un'area, purtroppo, che vive tragicamente adesso la realtà, la capacità, la potenza dell'ora. Come consiglio sempre quello sulle divinità del Mediterraneo, appunto, morte resuscitata. Quello della Dixella, quello Dio che muore, dovrei averlo. Sì. Dovrei averlo perché ho notato sul quaderno. Sì, sì, ma infatti io lo consiglio sempre nel periodo pasquale perché, sai, partendo dalla citazione di San Paolo in cui dicono: se è morto tutto è vano. In realtà si dà l'indicazione che c'erano decine di divinità che morivano e che rinascevano, esatto, nel Medio Oriente, e che perciò il racconto mitologico ingannato e mentitore di Cristo è soltanto una deformazione di miti più antichi. Insomma. Esatto, e adesso tiro fuori subito anche perché... Lettura pasquale. Lettura pasquale, perché bisogna che fai una bella lista, perché sennò tutto viene ficcato da ogni seminario. Proprio... Però... Quando che cerco un libro, veramente il pensiero è sui libri e soprattutto in attività positiva, credo, capito? Sì, sì, ma difatti, sai, è fondamentale farsi avere una cultura, prendersene cura e seguire le cose, anche perché se tu hai conoscenza, hai cultura, non ti possono più ingannare. Esatto. Cioè, nel senso che di fronte a qualcosa...
che ti vengono a raccontare, soprattutto i teologi, i monoteisti, che sono capaci di inventarti qualsiasi cosa, tu gli dimostri che la loro è un'opera di falsificazione, esatto, che sono appropriate di cose non loro. Sì, insomma. Come i numeri, per esempio, come i numeri dei bruciati, dei roghi. Come sì, i sì, ma vedi, lì siamo, certe volte beh, loro lo fanno passare per attività secondaria, però anche le idee, cioè se tu, ad esempio, se qualcuno si legge soltanto questi testi che non sono pagani, sono studiosi, sono accademici, esatto, ti fa capire quanto hanno portato via, di quanto sono appropriati, di quanto hanno ingannato, in realtà loro non avevano niente, insomma, avevano solo il bisogno di camuffare l'obbedienza e la sottomissione con qualche idea e non erano capaci di pensare e li hanno rubati gli altri. E quanto che Gabrusai, quanti libri, quanti testi e quanta storia che Gabrusai, quante guarda, verità che recentemente hanno fatto una stima e hanno stimato che dell'antichità ci è giunto un quarantesimo. Pazzesco, cioè, significa il 2,5%. È come tu prendessi 100 libri della tua biblioteca e ne salvassi 2,5. E quanti ne sarà sparito? Quanti nascosti? E quanti sì, no, ma vedi, il problema è che purtroppo di tanti non sappiamo neanche che sono esistiti. Cioè non abbiamo neanche più il titolo perché, sai, qualcuno ha fatto un'opera tipo sul, usando il libro, l'indice dei libri proibiti, sì, sì, e sai che un tal libro, una tal idea, un tal personaggio è esistito. Purtroppo di tanti autori, di tante idee, di tanta gente che è stata veramente in gamba, non abbiamo neanche non più il ricordo, la memoria. Neanche noi che abitavamo, niente. Cioè, neanche della loro esistenza, cancellati dalla vita e dalla memoria. Per questo se sappiamo un qualcosa dobbiamo utilizzarlo sempre. Dobbiamo curarlo, sì, esatto, e averne cura e sapere dove che sei, sempre buttare l'occhio. L'importante è studiare, comprendere, conoscere. Esatto. Guarda, nell'anno, negli anni di Innocenzo III, no? Che era l'indice perfino, che era Plauto. Sì, sì, ma guarda che... Era un libro, era messo a trovare qui della cosa, della e qui Tascabi, sì, della... Si chiama Newton Compton. Sì. Lo trovai tutti, Tascabi, tutte le opere di Plauto. Bene. Bene. Ti saluto. Saluto Francesco, e ora seminara e pettinato. Sì. Ok. Bene. Ciao, grazie ciao. Francesco. Ciao. Ciao. E ora ricordo appunto, perché ho messo rimangono 4 minuti per la trasmissione, domani, venerdì santo, zona Malostica, cena del Musso, per chi vuole partecipare di avere informazioni, 349-7554-994. Logicamente è una cosa abbastanza anche goliardica, però aperta a tutti e si può anche parlare appunto intorno a un tavolo di molte altre cose. Giovedì 12 di aprile, ore 21, Monte Croto Terme, pub Imbocco, in via Aureliana, Mut di Pagani di Vica del Veneto. Sabato 14 aprile, ore 21, a Saunara, all'auditorium delle scuole medie, e c'è la presentazione del libro Il Cappello dei Magi e la conferenza di Silvano Lorenzoni sui venti nel mondo preromano. Tre occasioni diverse, con stili, qualità diverse, di incontro in cui le notizie e le informazioni appunto possono girare. Io voglio ricordare una cosa anche fondamentale per molti ascoltatori su internet, e qua è un doveroso e giusto riconoscimento a Franco per il lavoro che sta facendo, che ha fatto e continuerà a fare. Esiste l'archivio delle trasmissioni www.federazionepagana.com/radiopagana e vi trovate l'archivio in formato MP3 degli ultimi 3 anni di questa trasmissione. E man mano che Franco avrà tempo, io lo ringrazio, anche gli altri anni verranno caricati. Piano piano arriveremo a avere tutto l'archivio dal 1996, quando appunto la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo debuttò per prime volte dai microfoni di Radio Gamma 5. Io vi saluto, vi ricordo che ci sono questa sera dalle ore 19 alle ore 20 e avremo in studio l'amico Ettore Ruzza, che si parlerà degli antichi veneti del mondo celtico. Perciò appunto ci sarà anche un'altra possibilità di avere ulteriori notizie e informazioni. Io saluto tutti quanti e ci sentiamo più tardi dalle ore 19 alle ore 20 e ricordate sempre di utilizzare internet. E l'ultima cosa doverosa e necessaria, 5 per 1000, salute ambiente che sostiene Radio Gamma 5. Salute ambiente 5 per 1000, il codice fiscale della stazione è 92173660280.
Possono sembrare cifre modeste, in realtà sono cifre essenziali che garantiscono la vita di questa radio. E ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno la volontà, la possibilità di destinare questo 5 per 1000. Ricordatevi, non vi costa assolutamente niente. Basta che indicate sulla scheda di destinazione del 5 per 1000 92173660280 e nella vostra firma. Io aggiungo anche l'invito di firmare l'8 per 1000 per lo Stato, almeno purtroppo lo Stato lo sta depredando per altre cose, non per finanziare la cultura o il recupero architettonico archeologico del paese, ma per altre cose, però almeno bisogna essere coerenti e impedire di finanziare appunto il Vaticano e le religioni cristiane. Perciò date l'8 per 1000 allo Stato. Ciao.